era il professor Vassallo, che tra l'altro, se qualcuno non lo sa, ha avuto anche tanta parte nell'elaborazione del nostro statuto, quindi è una voce autorevole in questo caso. Ma comunque non ripeterò quasi niente di quello che ha detto Andrea, perché siamo totalmente d'accordo e sono anche contento che abbia introdotto il modo in cui ha fatto il lavoro comune, ricordando la stima reciproca, la collaborazione che c'è sempre stata, nonostante abbiamo tenuto posizioni notoriamente anche abbastanza diverse nel corso degli ultimi anni. E credo che la circostanza che siamo arrivati a scrivere o a sottoscrivere insieme un documento abbastanza impegnativo e piuttosto netto come quello che presentiamo oggi sul PD è la dimostrazione che però anche insomma, le diversità di opinioni sono state feconde e a un certo punto siamo riusciti anche a trovare alla fine un punto di vista comune, non banale, non vagamente ecumenico, ma su cose che sono state in passato molto discusse, oggetto anche di contrasti dentro il PD. E credo che questo dipenda non dalla nostra buona volontà, ma dal fatto che il progetto del Partito Democratico ha dimostrato di essere un progetto di successo, come anche Andrea ha detto. E io sono convinto, forse anche il fatto che noi sottoscriviamo un documento sul partito, sul modello di partito, in questo momento è di quel tipo, dimostra che tutto sommato il progetto ha retto, anche perché è stato associato sin dall'inizio ad un modello di partito che era adeguato a quel progetto. Perché quando tra il 2005 e il 2006 ci siamo posti il problema di creare una grande nuova forza di centrosinistra, le cose non erano scontate, non erano, era elevato il pericolo che il PD fosse, come si diceva allora, una fusione fredda tra partiti del secolo precedente e che quindi non avesse un grande futuro. Però quelli tra di noi che erano più consapevoli, molti, hanno pensato invece che fosse necessario mettere, piantare nella politica italiana una cosa veramente nuova, non, come ha detto anche Andrea, un altro partito, ma un nuovo partito, che doveva significare anche un nuovo tipo di partito, perché l'elettorato di oggi non è quello del secolo scorso, le ragioni che ci tengono insieme, nonostante il fatto che molti di noi sono insomma sostenuti da valori che sono nati in un'epoca precedente, non sono quelli del secolo scorso, e quindi secondo me abbiamo fatto bene a fare un partito, come si diceva allora, aperto, plurale, a vocazione maggioritaria, che ha oggi dimostrato tutta la sua fecondità, non solo perché banalmente siamo oggi di gran lunga il partito più rappresentativo dell'elettorato italiano, cioè abbiamo 40% di intenzioni di voto con il secondo partito che ha meno del 20% di punti, 20 punti percentuali in meno di noi, e la somma dei partiti del centrodestra c'ha 10 punti percentuali meno di noi. Ora è il fatto banale che ci fa capire quanto questo modello e questo progetto per l'Italia si sia dimostrato utile, tanto più in una fase nella quale se non ci fosse stato il PD e questo PD, come poi cercherò di dire, l'Italia sarebbe messa veramente male. D'altro canto basta il confronto tra la situazione nella quale ci siamo ritrovati non 10 anni fa, ma all'indomani delle elezioni, quando non c'era una maggioranza, quando il Parlamento rischiava per un'altra legislatura di girare a vuoto, quando con quella sentenza della Corte Costituzionale rischiavamo di fare un'altra elezione che ci avrebbe portato verso una legislatura che avrebbe girato ancora più a vuoto della precedente, e oggi invece con il PD, con la sua caratteristica di un partito a vocazione maggioritaria, aperta, con un leader forte, abbiamo rimesso in piedi la politica italiana, abbiamo ridato un governo che ha un indirizzo che può piacere o non piacere, ma gli italiani certamente apprezzano il fatto che ci sia un partito solido che non è fatto solo di un leader, ma è fatto di una classe dirigente diffusa che ha delle cose da dire, prova a farle, che ha ridato una voce autorevole all'Italia in Europa, che ha anche trovato il modo finalmente di eleggere in maniera dignitosa il Presidente della Repubblica. Quindi può darsi che
Siamo d'accordo perché abbiamo finalmente preso atto che il progetto e il modello erano giusti, anche se nel corso del tempo abbiamo avuto opinioni diverse. Ora non rovinerò il clima di amichevole consenso su questo ricordando i nostri dissensi passati, però è evidente che questo dimostra anche che l'Italia di quel genere di partito lì ha bisogno, cioè ha bisogno di un partito plurale, non definito da riferimento a categorie e a segmenti dell'elettorato identificati solo con partiti del secolo scorso, che quindi deve riuscire a parlare ad un elettorato più vasto, anche persuadere persone che non avevano in passato votato per il centro-sinistra. È riuscito a farlo perché non si è chiuso nel suo recinto, perché ha deciso di essere aperto e di far partecipare alla sua vita interna anche persone che non sono disposte a prendere la testa, e in questo modo è riuscito a darsi una leadership forte. Ma essendo, continuando ad essere quello che ha dichiarato all'inizio, quando nessun altro partito lo faceva, cioè innanzitutto di essere un partito, perché quando nel 2007 abbiamo fondato il PD, lo abbiamo chiamato partito, ma nemmeno i DS si chiamavano più partito, ve lo ricorderete, e nessun altro si chiamava partito, l'abbiamo chiamato democratico, stabilendo che da noi il partito non è di proprietà di nessuno, non è di proprietà del leader, e tutti gli altri partiti italiani invece sono fatti così, anche quelli della Prima Repubblica, i leader non è che fosse così facile modificarli. Noi ci siamo dati un partito che è democratico perché è in condizione anche, quando serve, di darsi una nuova linea e una nuova leadership. E in questo le primarie, così come le chiamiamo, l'elezione diretta, aperta del segretario, sono dimostrate una risorsa straordinaria. E lo dico perché noi spesso, anche quelli che non hanno avuto in passato e continuano a non avere molta simpatia nei confronti di Renzi, considerano il successo di cui ho parlato negli ultimi due minuti come il successo di una persona sola. Cioè anche quelli che vedono con un po' di diffidenza Renzi, alla fine gli attribuiscono un ruolo personale straordinario, cioè di aver fatto tutto lui. Invece noi dovremmo essere più consapevoli del fatto che Renzi è il prodotto del nostro partito, del modo in cui è fatto il PD, perché senza il PD, come l'abbiamo voluto costruire, Renzi non sarebbe mai emerso, comunque non sarebbe emerso in quel modo. Un ragazzo secondo gli standard della politica della prima e della seconda repubblica di 35 anni non avrebbe mai potuto pensare di fare il sindaco di Firenze se non avesse prima ottenuto l'autorizzazione di 4 capi corrente, e quindi sarebbe stato anche un candidato molto diverso da quello che è apparso alle elezioni per le primarie e poi al sindaco di Firenze. Se non ci fossero state le primarie che davano la possibilità a uno relativamente fuori dai giochi dell'establishment interno del partito di candidarsi a fare il segretario, non ci sarebbe mai stato un leader come Renzi. E se il segretario del PD non fosse stato contemporaneamente anche il candidato a primo ministro, noi quello che oggi raccontiamo all'Italia non saremmo stati in grado di raccontarlo, per la semplice ragione che ci saremmo ritrovati della tradizionale sindrome della Prima Repubblica, per cui c'è uno che prova a raccontare quello che vuole fare per l'Italia, poi c'è un altro, magari il segretario del partito, che dice no, le cose devono andare in un altro modo. Beh, guardate che questo però era impossibile nella Prima Repubblica, ma è la normalità di tutti i paesi europei, perché voi figuratevi se in Germania c'è il segretario della CDU che dice alla Merkel che lei non è tanto d'accordo con quello che sta facendo, oppure che in Spagna il primo ministro ha un segretario che gli dice che no, bisogna andare in un'altra direzione. Quindi noi oggi abbiamo realizzato quel successo di cui siamo tutti presumo consapevoli e soddisfatti, perché stiamo rendendo un servizio al paese che altrimenti nessuno avrebbe potuto rendere, proprio perché abbiamo deciso di fare il PD in quel modo.
E quindi credo che per questa ragione, con tutti i difetti di cui dobbiamo discutere e che dobbiamo cercare di attenuare, il PD fatto con una base ampia di aderenti, composta sia di iscritti, sia di persone che aderiscono mentre partecipano, cioè che decidono di aderire al PD, dichiarando di essere disponibili ad iscriversi nella lista, nell'elenco degli elettori del PD, come dice lo statuto che si deve fare quando si partecipa alle primarie, anche nel momento in cui votano per eleggere il segretario nazionale o per selezionare un candidato a sindaco o a presidente di regione. Quindi io penso che questa sia la ragione per cui forse oggi siamo tutti un po' più consapevoli che questo tratto è non più in discussione, così come lo diceva anche Andrea prima, oggi ci rendiamo conto di quanto sia importante che il leader del PD sia anche il Presidente del Consiglio. Io devo dire, prima di essere parte del lavoro di redazione dello Statuto, al convegno di Orvieto promosso da Romano Prodi per la formazione del Partito Democratico, avevo espresso un'altra opinione, cioè che noi dovessimo eleggere non il segretario ma una figura chiamata presidente del partito, perché mi immaginavo che la leadership dovesse essere messa in mano di qualcuno, ma potesse esserci un'altra figura al di sotto del leader che gestisse l'organizzazione del partito. Poi si decise che era meglio usare il termine segretario perché questo era il lessico comune della Prima Repubblica e perché forse si pensava anche giustamente ad un equilibrio tra la figura del segretario e una figura più di garanzia come presidente, e venne evitato questo problema, che però secondo me è uno di quelli che esistono. Cioè, quando il leader del PD fa il primo ministro, è chiaro che non riesce a occuparsi troppo tanto del partito, quasi per niente, e quindi c'è un difetto dal punto di vista organizzativo che va risolto. Questa è una delle cose di cui dovremmo discutere. Siccome non la voglio fare lunga, mi soffermo proprio solo su due o tre cose che secondo me sono quelle più rilevanti di cui dovremmo occuparci, perché è chiaro che io non la voglio fare così tutta rose e fiori. Capisco che il PD ha dimostrato, che questo modello di partito ha dimostrato di essere un modello di successo, ma ci sono alcune cose che vanno precisate. Sono d'accordo con Andrea, bisogna chiarire meglio o anche dirci di più, essere più consapevoli tra di noi che già oggi c'è una differenza tra iscritti ed elettori, al netto del fatto che io penso che quelli che noi chiamiamo elettori non sono persone che dobbiamo guardare addirittura con sospetto, che gente che passa per caso, poi so che ci sono molti che hanno opinioni negative su questo, però io considero che quelli siano aderenti del PD, sono parte della nostra base associativa, anche se aderiscono nel momento in cui partecipano. Ma gli iscritti hanno dei diritti particolari, sono gli unici che selezionano le candidature, sono gli unici che votano per le segreterie provinciali oggi, e io penso che sia giusto che siano gli unici che votano per la segreteria regionale. Poi sarei anche contento se votassero per eleggere la segreteria provinciale e la segreteria regionale, nel senso che su questo con Andrea non siamo del tutto d'accordo. Noto che proprio tra coloro i quali hanno sempre messo l'accento sulla necessità di garantire il ruolo attivo degli iscritti nella formazione degli organismi interni, al punto che si dice la gente non si iscrive più perché non ha il diritto in esclusiva di eleggere il segretario nazionale, decidiamo che il segretario provinciale del PD, in un momento importante del nostro partito, viene eletto sulla base di una ricomposizione di maggioranze congressuali precedenti. Oppure sono anche su questo un po' ancora cerco di capire che cosa sta succedendo, che si presentano delle candidature per il congresso regionale quasi a dimostrare, cioè volendo dire che esistono posizioni politiche diverse che si devono confrontare, e poi dopo si trova l'accordo, non si sa come, forse non si fa il congresso, al punto che io mi chiedo, se non si fa il congresso l'assemblea chi la elegge? Si fa una divisione a tavolino dei posti dell'assemblea e vengono nominati? Boh. Comunque, chiusa parentesi, polemica, giusto per dare un po' anche di pepe alla discussione,
torno alle cose che secondo me vanno affrontate, che non sono state affrontate. La principale riguarda l'organizzazione. E qualcuno si stupirà perché normalmente quelli che la pensano come me sono visti come persone a cui non interessa l'organizzazione perché vogliono il partito leggero. Io non ho mai usato il termine partito leggero e non mi piace, non è un problema di leggero pesante, il mio problema è un partito largo e aperto rispetto a un partito chiuso e piccolo. Che poi un partito largo e aperto abbia pure un'organizzazione robusta può essere solo utile se l'organizzazione serve a aumentare la possibilità di partecipazione effettiva degli iscritti e degli elettori. Allora, io penso che noi, al contrario di quanto si dice, non dovremmo fare un partito meno americano, ma dovremmo fare un partito più americano, perché al contrario di quello che si pensa, il Partito Democratico Americano è un partito, secondo i nostri standard, iperorganizzato, ha un'organizzazione solidissima, ma il problema del PD in questi anni qual è stato? È che l'organizzazione, sia a livello centrale che a livello periferico, proprio la funzione dell'organizzazione, dell'organizzatore, del capo dell'organizzatore, dell'organizzazione, non è mai stata quella di dare nelle mani di una persona che ha intelligenza, capacità, intuito, voglia di creare una macchina organizzativa viva per la partecipazione, ma di affidare quella funzione a chi garantisce l'ordine interno per conto del segretario. Lo dico senza nessuna volontà polemica verso questo o quel segretario, perché è una cosa talmente consolidata nel modo di pensare del nostro partito che è capitata uguale con Veltroni, Bersani, Renzi, cioè tutte persone apprezzabili, degnissime, ma si capisce benissimo che non sono persone messe lì come, se uno guarda la storia del partito americano negli ultimi anni, Howard Dean, che ha inventato un'infrastruttura organizzativa moderna basata molto sull'informatica, ma non solo, anche sui rapporti faccia a faccia del Partito Democratico. Ma gli organizzatori del PD sono quelli che devono garantire l'ordine interno per conto della maggioranza che ha vinto il congresso. Allora, invece di fare discussioni metafisiche sul fatto se vogliamo il partito leggero o il partito pesante, è una cosa che io ho detto con molta insistenza anche nel gruppo di lavoro di cui parla Andrea, e mi sembra che lì questa idea si stia affermando, noi dobbiamo dirci cambiamo modo di fare, cioè cominciamo a pensare ad un investimento serio su una struttura anche professionalmente un po' più sofisticata dell'organizzazione che faccia leva anche sugli strumenti che esistono per coinvolgere le persone anche a distanza. Per esempio, cominciando ad usare l'elenco delle persone che si sono registrate come elettori del PD, perché una cosa strana è che noi abbiamo un patrimonio enorme, o avremmo potuto averlo, di milioni di aderenti al Partito Democratico, in quanto persone che nelle primarie hanno dichiarato la loro disponibilità ad essere inseriti nel registro degli elettori del PD, ma non l'abbiamo mai usato. L'Emilia Romagna è sicuramente invece ha fatto già molto di più, perché l'Emilia Romagna, grazie ad un buon organizzatore regionale, abbiamo un sistema di memorizzazione di quelli che hanno partecipato alle primarie, anche con le idee, che ci consentirebbe di fare questo lavoro. Io penso che questa sia, dal punto di vista del rirobustimento organizzativo del PD, la vera sfida, oltre a, come diceva Andrea, la diffusione tra di noi di una consapevolezza comune più robusta su quali sono i nostri valori, gli obiettivi di politica pubblica, anche gli standard che dobbiamo chiedere a chi per nostro conto si impegna nelle istituzioni. Questa è una cosa che non inventa lo statuto, è solo parte di un lavoro, di un'interazione comune di una comunità politica come quella che siamo. Grazie.